Prego, signor Pubblico Ministero. Intanto buongiorno. Buongiorno, Avvocato. Senta, questa azienda agricola San Giuseppe all'Arena, che tipo di società è, lo sa? Società semplice. Una società semplice. E, quando, si ricorda in che anno diventano soci i Ciancio, diciamo la famiglia Ciancio, intorno? Se non ricordo male, o fine 2001-2002. Fine 2001-2002. Senta, e da quel momento in poi rimanete questi soci, giusto? Sì, sì, nel 2002 è la precisione. Nel 2002 rimaniamo sempre questi. E presso a poco, lei si ricorda che quota ha oggi? Sì. Che quota le è rimasta lei? Che quota ha? Che quota, che percentuale ha nella società? Io ho il 25%. Garaffo? La Garaffo il 20% e la famiglia il 55%. Quindi loro sono, loro tra virgolette, sono di maggioranza, tra virgolette. Loro quando entrano, perché entrano? Come si dice, apportano dei terreni o comprano le quote della società? La società semplice vende le quote, non vende il terreno. Sì, no, d'accordo, ma dico, loro quindi non apportano dei terreni, la società aveva, era già proprietaria di terreni. Era già proprietaria del terreno e quindi con le quote si acquisiva la proprietà del terreno. Si acquisiva la proprietà, quindi loro entrano praticamente prendendo una quota della proprietà dei terreni, esatto. Dei 16 ettari, giusto? Esatto. Si ricorda presso a poco quanti soldi spendano quando entrano in questa circa? Non mi ricordo. Può essere sui 700.000 euro circa? Quando... 700.000 euro? Una cifra del genere, diciamo. Giù di lì, siamo su quelle... Senta, non mi ricordo con esattezza, guarda, io posso andare a verificare. Lei, il signor Ciancio, lo conosce nel 2002 quando diventa suo socio? O lo conosceva già da prima? Lo conoscevo già da prima, avendo avuto dei rapporti così, ma non di conoscenza, come tutti a Catania lo conoscevo. Dico, non era mai stato socio in altre imprese, in altri aspetti. No. Senta, un'altra cosa, ma benché loro abbiano più del 50%, per quale ragione si decide di mantenere lei come amministratore? Io lo spiego subito. Grazie. Io volevo vendere tutto perché, diciamo, io ero socio con mia suocera e mio cognato. Che sarebbe Torrisi e Franceschino? E Franceschino, i quali non se ne occupavano, quindi avevo tutto sulle spalle. Sì. Coltivare questo agrumeto diventava sempre più pesante, furti, questo, quell'altro, per cui ero rimasto solo. A che l'ho messo in vendita il terreno. Sì. E ho dato in carico con dei mediatori per vendere. E mi portarono, fra gli altri, il dottore Ciancio per me rappresentava il massimo. Certo. E quindi ho deciso di cedere. Come condizione però mi ho chiesto, essendo una società semplice, dice deve restare al 25% perché vogliamo la continuità. Sì. Sa che la società semplice è una società a responsabilità illimitata. Certo. Per cui dice se troviamo delle cose, dice vogliamo la continuità di gestione. Appunto per poter far uscire mia suocera e mio cognato, dico benissimo, resto io al 25% perché avevo il 50%, ho ceduto il 25%. Sì. Quindi diciamo l'accordo era vendiamo più del 50% ma vogliamo rimanere noi amministratori della società. No. Noi, non lei, volevo, dico. Non volevo rimanere io. Ah, non voleva? No, mi è stato chiesto di rimanere amministratore per la continuità aziendale e garantire che non c'erano sopravvenienze passive. È naturale, la società semplice può arrivare dopo 10 anni, no? Certo. Un debito di 1 milione di euro, chi lo paga? I soci, perché non è che può fallire, non può fallire. Certo. Senta, un'ultima cosa, un'ultima curiosità, la società è stata, le quote di questa società sono state per un periodo sequestrate, confiscate? Sono state? Confiscate, sequestrate per un periodo? Sono state per un periodo dove c'è stata l'amministrazione, la parte delle quote chiaramente appartenente ai Ciancio è stata sequestrata. Ma anche in quel periodo lei è rimasto amministratore? Certo, sono rimasto con gli benché di minoranza, tra virgolette. Giudiziari, sono rimasto ad amministrare. Va bene. Nessun'altra domanda, grazie. Ci immagino, a disposizione. Ci sono altre domande degli altri, delle parti civili? No. Di immobiliare europeo. Quindi a questa parte non partecipò ICOM? Assolutamente no. Grazie Presidente, io ho concluso, ho un'altra domanda per l'ingegnere Peduzzo. E allora ingegnere, buongiorno. Ci sono molte cose che a me risultano esattamente contrarie. Allora, primo, lei da quanto tempo conosce il signor Ciancio San Filippo Mario e prima di questo lavoro, diciamo, del Pigno, si ricorda se aveva partecipato ad altre iniziative economiche insieme al Ciancio? Guardi, io il dottore Ciancio lo conosco, cioè lo conoscevo da prima sicuramente di questo impegno, di questo lavoro, e non mi pare che avessimo fatto dei lavori. E successivamente ha fatto degli altri lavori? Su,
Successivamente io sono poi rimasto suo consulente per anche per altre opere. Sono rimasto consulente, sì. Vogliamo indicarne due o tre di queste opere per cui ha lavorato? Attualmente? Dico, lei ha detto prima non mi sembra di aver mai fatto nulla insieme, diciamo, ma nulla di rilevante, non mi ricordo di averlo fatto. Dopo invece qualcosa ho fatto, dico, vuole nominare uno o due di questi lavori che ha fatto dopo? Ma posso dirle che ho fatto, che ho seguito il progetto per le opere di manutenzione e di rimessa in funzione dell'Hotel San Pietro di Taormina, sì, per esempio. E ho fatto una progettazione architettonica per un lotto di terreno su Catania in via Braille, e altre non lo so. Altre non so. Senta, lei ha detto che inizialmente di questa operazione gliene parlò il Ciancio, di questa operazione del Pigno, se io ho ben compreso, giusto? Sì, sono stati contattati, sì. È stato contattato inizialmente dal Ciancio. Sì. E che quindi inizialmente, se ho ben compreso, lei ha fatto la progettazione per ICOM, diciamo tra virgolette, e poi successivamente anche la direzione lavori per i soci che hanno acquistato, giusto? Sì, la progettazione va divisa in fasi differenziate. Perché, esatto. Allora io vorrei, scusi, siamo sulla prima parte, prima quindi della vendita nel 2007 abbiamo ricostruito con il difensore, chiamiamo Shan Gallerie Commerciali. Rimaniamo quindi prima nel 2007. Lei sa che cos'è Italcantieri? Si ricorda questa società Italcantieri? E se vuole aggiungo, ha mai conosciuto Bissoli? Così magari vediamo di vedere se c'è, allora, qualche rapporto. Io il dottore Bissoli lo conoscevo, ma non per questa vicenda. Lei si ricorda se per questa vicenda lei ne parlò mai con Bissoli? Inizialmente, ancora prima di ICOM, diciamo, tra virgolette. Di questa vicenda io con Bissoli mi pare molto molto difficile, francamente. Lei tale Ruggeri dell'Italcantieri lo conosce? Non è che ha lavorato per loro inizialmente nella progettazione di questo centro commerciale? Ruggeri di Italcantieri, per questo centro di commerciale? Di Milano? Sì. No, io Ruggeri di Italcantieri, guardi, è un nome che non mi viene nuovo e che probabilmente ci saremo incontrati o incrociati nel corso della mia vita professionale, che come si vede dai capelli è stata abbastanza lunga. Immagino. Per questo lavoro, francamente, no, fra l'altro io sicuramente né con Ruggeri né con Italcantieri ho mai fatto qualche cosa di concreto che sia andato, insomma, sia stato finalizzato in qualche modo. Non si ricorda se Bissoli, proprio inizialmente, ancora prima di ICOM, venne a parlarle di questa progettazione da fare per un centro commerciale da fare proprio al Pigno, sui terreni di Ciancio? No, francamente no. Senta un'altra cosa, il signor Seminara Mario, che lavorava per Italcantieri, ma che lei magari conosce per questo o per altre ragioni, sa chi è? No. L'ingegner Seminara Mario? No. No, non conosco. C'è ICOM quindi, giusto? Lei inizia a fare la progettazione per ICOM. Lei si ricorda se... andiamo al successivamente, quando i lavori iniziano naturalmente dopo la vendita delle quote, immagino a Auchan, diciamo a Gallerie Commerciali, giusto? Certo. Quindi dopo il 2007. Lei poco fa ha riferito alla difesa, domande della difesa, ripeto male quello che lei ha detto, riassumo sicuramente male, che la società milanese, tra virgolette, era molto attenta agli aspetti dell'antimafia, tra virgolette, e che hanno scelto loro delle società loro già fidelizzate e non società locali. Non ci può dire quali sono queste società che hanno lavorato a loro, allora, fidelizzate e non locali? No, lei mi chiede uno sforzo mnemonico che io non sarei riuscito a fare neanche all'epoca, perché stiamo parlando... Scusi, le sto chiedendo chi ha costruito il centro commerciale del Pigno, non penso che sia una cosa difficile da ricordare, ha lavorato tanti anni. Purtroppo si sbaglia, stavo spiegando perché. Perché la politica di immobiliare europea era quella di frazionare il lavoro in mille attività differenziali. Vorrei dare concretezza alla sua risposta di prima. Lei poco fa ha detto,
loro hanno scelto delle società che erano società fuori Catania. Tanto è vero che io gli ho detto: scegliete qualche società di Catania. Detto che hanno e hanno scelto delle società che già loro erano fidelizzate. Io così ho capito che lei ha risposto, giusto? Okay, no, c'è una parolina in più. Ho detto che hanno scelto la maggior parte delle società, non tutte. E allora, quali sono questa maggior parte delle società che hanno costruito il pigno del nord Italia e non catanesi? Non me lo ricordo, non è che mi posso ricordare. Ma lei mi vuol dire che, scusi, lei mi... Lei pensa che io possa credere che lei non si ricorda chi ha costruito il pigno? No, lei lo deve credere, perché io non ammetto che... Mi dispiace, scusi, che lei pensi che io sia dicendo una menzogna. Scusi. Va bene. Lei, allora, la risposta è che lei non ricorda chi ha costruito il pigno? No. Lei deve, scusi, se lei cambia un po' le mie risposte, non è difficile trovare. Allora, le rifaccio la domanda. Chi ha costruito il centro commerciale Porte di Catania? Il centro commerciale Porte di Catania l'ha costruito un general contractor che era Cantieri Commerciali, e l'ha eseguito materialmente una serie di 50 imprese. Me ne cita le più importanti? Allora, io le posso citare le uniche imprese che conoscevo perché erano locali. Quelle che venivano da Milano, in quel momento le conoscevo anche. Ora certamente lei pensa che io a distanza di 15 anni mi ricordi il nome di un'impresa. Tanto per essere chiaro, a noi non risulta che c'erano queste imprese del nord, capito? Dico, quindi io le faccio la domanda. Siccome lei ha raccontato una cosa che a noi non risulta, io le devo fare la domanda. A lei non risulta, allora io le dico di andarsi a verificare nelle case. Noi l'abbiamo già verificato. Basta prendere tutte le notifiche preliminari che io ho fatto al Comune di Catania e all'ASP, perché la legge sulla sicurezza prevede che prima che un'impresa entri in cantiere bisogna fare la notifica preliminare. Senta, di queste locali se ne ricorda qualcuna, facciamo così, va? No, mi permetto, mi faccia finire di rispondere. No, lei risponda alla mia domanda. Mi concede. Le sto dicendo. Può parlare più vicino al microfono, ingegnere? Eh sì, lo so, però scrivo una mia... Non lo deve guardare il pubblico ministero, allora, sente come noi. Se, perfetto, allora se si va a controllare chi ha eseguito per esempio tutti i lavori della muratura... non mi ricordo il nome, ma lo so con certezza perché io ho avuto una certa conflittualità tecnica con questa ditta, e quindi mi ricordo, ed era una ditta che veniva da Milano, sicuramente. Il verde l'ho eseguito una ditta che veniva da fuori, cosa che mi sembrò francamente paradossale, visto dove eravamo noi. Le pavimentazioni le hanno eseguite altre ditte che venivano da fuori. Io il nome della ditta non lo ricordo, una ditta che io ho incrociato per 3 mesi in un cantiere 15 anni fa. Nel frattempo ho fatto qualche altra cosa anche di lavoro, come faccio a ricordarmelo? Non me lo ricordo. Le posso dire che le ditte principali che lavoravano in cantiere perché hanno eseguito i lavori strutturali, che poi sono i lavori diciamo, che danno la... Oggi sostanza, ci sono ancora delle cause? Sono? Non lo so e neanche mi interessa. Bravo, infatti. Sono stati la ditta Basilotta. Ah, vero che ci arriviamo. Ah. Poi? Scusi, se lei mi consente... Se lei voleva sapere questo, lei me l'avesse chiesto, l'avrei detto Basilotta, subito. Poi possiamo proseguire. Non capisco, francamente, è un atteggiamento che mi suona un po' strano. Vabbè. Comunque, la ditta Basilotta e la SICEP. La ditta Basilotta che ha eseguito gli scavi e le opere strutturali in opera. La SICEP che ha eseguito tutte le opere strutturali prefabbricate, perché tutto l'edificio è stato eseguito con un sistema di prefabbricazioni. Senta, per problemi di tempistica. In percentuale del costo dei lavori, secondo lei... Tra Basilotta e SICEP, in che percentuale siamo? 70-80% dei costi? Impossibile dirglielo perché io non avevo l'incarico per la contabilità e non ho seguito... Sì, io la domanda adesso, capisco che lei non aveva l'incarico per la contabilità, ma essendo direttore lavori si renderà conto se questi erano, tra virgolette, i lavori più importanti o era più importante, lei ha detto, il verde, le murature, non lo so. Dico, era una parte importante, una parte rilevante questa che avevano Basilotta e SICEP? Ho già detto. O era una parte minoritaria perché c'erano soprattutto queste ditte fidelizzate che lei ha raccontato e che non riusciamo a ricordare? No, ho già detto che la parte delle strutture, degli scavi e delle strutture è chiaramente una parte importante, tenga conto che in genere la parte scavi e strutture in qualsiasi edificio assorbe tra il 30 e il 40% del complessivo. Tutto il resto era frazionato e frammentato in altre ditte. Quindi diciamo che la parte principale insomma, della struttura è stata fatta da una ditta locale allora, non una ditta fidelizzata, giusto? La parte principale della struttura è stata fatta da una ditta locale. Diamo per scontato che Basilotta è una ditta locale, adesso magari il tribunale non lo sa. No, è una ditta locale. È una ditta locale. Si ricorda come si chiamava questo Basilotta, cioè non il signor Basilotta, come si chiamava la ditta? Se era Fratelli Basilotta, se era Incoter, che cos'era? Bravo, questa qua è Incoter. Senta, e sa lei come sta? Lei ha detto che c'è stato anche un protocollo di legalità, eccetera, eccetera. Sì. Siccome questa Incoter poi ha avuto dei problemi, lei sa come hanno fatto a scegliere, non lei,
come hanno fatto loro a scegliere la Incoter e la Sicep. Vorrei una cosa soltanto, cioè non era un protocollo di legalità, era un regolamento di cantiere, perché il protocollo di legalità viene fatto... Non è stato fatto in questo caso, per l'auto di Agira sì, ma per Porte di Catania no. Allora, non lo so, Agira non me ne sono mai occupato. Ha ragione. Lei sa come è stata scelta, cioè perché è stata scelta la ditta, non da lei, ripeto, naturalmente? Sono state scelte esattamente con il criterio che vi ho detto prima, cioè loro hanno analizzato il parco macchine, macchine e attrezzature ovviamente, delle ditte, i fatturati che avevano, le capacità produttive che avevano, perché loro avevano il problema enorme dei tempi di realizzazione, quindi non potevano permettersi di avere una ditta che poi non li seguiva nei tempi di realizzazione, quindi il cantiere si dilatava nell'esecuzione, non era una cosa ammissibile. Quindi hanno fatto questa scelta. Le dico di più che io sono stato, prima che iniziassero i lavori, questo perché prima, in una riunione che abbiamo fatto a Milano nella sede di Immobiliare Europea con l'architetto Rossetti, e l'architetto Rossetti mi disse, dice, senti ingegnere, cioè noi abbiamo fatto uno screening di ditte che potrebbero essere, che potrebbero fare per noi per l'esecuzione dei lavori, che sono all'altezza di quello che noi ci aspettiamo. E per quanto riguardava la parte delle strutture, scavi e strutture, peraltro apro una parentesi, è una parte di lavori di impiantistica che è nelle mie corde, perché io sono un ingegnere civile strutturista, quindi insomma è la cosa di cui mi occupo maggiormente. E loro mi fecero questi nomi, mi fecero il nome di Basilotta e di Gennaro per quanto riguardava gli scavi, e per quanto riguarda le opere strutturali in opera, che devo dire erano in effetti poi poca cosa, Basilotta soltanto, per quanto riguarda la parte invece dei prefabbricati in cemento armato, Sicep e ICOB. E in carbone. E in carbone, Mariano in carbone, esattamente. Loro mi chiesero un parere tecnico, perché poi della mia opinione sostanzialmente a loro non è che importasse granché, comunque. E io dissi loro, dico, guardate, tra Sicep e ICOB non c'è storia, Sicep è molto più avanti a livello di tecnologia, a livello di affidabilità, a livello anche di personale, quindi di competenza del personale che ci lavora, quindi non c'è storia. Tra Basilotta e Gennaro io dissi, guardate, io Gennaro lo conosco perché ci ho lavorato, mi è capitato in parecchi cantieri, da quando addirittura dei primi cantieri che io feci nella mia vita, e quindi lo conosco, mi è sempre sembrato una persona affidabile, insomma, e abbiamo lavorato assieme bene. Cioè, Basilotta, decisero, tra virgolette. Basilotta, dico, io non l'ho mai sentito nominare, perché non ci avevo mai... Lei parlato. All'epoca non sapeva chi era Basilotta lavorando a Catania? Non aveva mai sentito parlare di questa società? Né di Incoter né dei fratelli Basilotta? Assolutamente no. E senta, non è che magari aveva letto nel giornale se avevano avuto dei problemi giudiziari? No, no. Onestamente no. Onestamente. Lei sa se Incarbone si lamentò di essere stato escluso, diciamo, tra virgolette, da questo appalto, se le venne a parlare, se parlò con altre persone? Con me non parlò, certamente. Con lei? Ma insomma, non, se si è lamentato con altri, questo io non glielo so dire. Ma, non sa se è andato a parlare anche a Milano con Immobiliare Europea, riproponendosi o cose di questo genere? Ah, non lo so. Questo non ne ho idea, assolutamente. Senta, lei sa chi è Lombardo Raffaele? Chi? Lombardo Raffaele. Eh beh, certo, l'onorevole Lombardo. Lei si ricorda se Lombardo Raffaele venne mai lì durante i lavori o dopo e si interessò per partecipare a queste cose? Assolutamente no, l'avrei saputo, perché guardi che io in cantiere, insomma, ero giornalmente in cantiere, ma ero giornalmente in cantiere anche con una squadra di altre 3-4 persone del mio studio, quindi non... In genere non ci sfuggiva assolutamente niente di quello che succedeva in cantiere, anche perché ne ero io il responsabile, quindi non volevo che mi sfuggisse niente. Senta, Incoter o Basilotta, lei sa se hanno fatto lavorare, hanno dato dei subappalti ad altre persone che hanno portato delle singole macchine? Lei ha detto che lei controllava con dei suoi uomini, poco fa lei ha detto questo, che controllava se effettivamente nel cantiere fossero quelle le aziende, c'era un regolamento di cantiere, ha detto lei, non c'era il protocollo di legalità, però dovevo controllare effettivamente se le società che entravano erano quelle che avevano ottenuto, eccetera, eccetera. Dico, ma era ammesso che questi avessero dei subappalti? Cioè, voglio dire, se Basilotta voleva dare, tra virgolette, il subappalto, facciamo finta Gennaro per dire, visto che è un nome che lei ha detto, perché portasse una macchina e facesse un lavoro di mezza giornata, poteva farlo o no?
poteva farlo se rispettava tutte le norme del regolamento di cantiere e della normativa, perché il subappaltatore è trattato a tutti gli effetti come, cioè, il subappaltatore. Dico, ai fini del controllo della legalità non c'erano problemi di questo tipo, l'unico problema è che l'avvertissero e rispettassero le norme degli infortuni, le norme di questo tipo, immagino, giusto? Ma anche il, per esempio, la certificazione antimafia. Cioè, quindi anche se dava un subappalto il regolamento di cantiere, e il regolamento di cantiere prevedeva tutte le norme previste dalla legge più quelle che erano, che abbiamo stabilito. Ma, quindi, dico, scusi, Basilotta l'aveva portato il certificato antimafia? Basilotta ha sempre avuto il certificato, anche perché noi chiedevamo man mano il... Sempre no, beh, per alcuni periodi l'ha avuto, ad altri no, bisogna vedere in che periodo era. Lei dice ha portato comunque il certificato antimafia. Io ho avuto tutti i certificati antimafia di Basilotta. Benissimo. Quindi. Senta un'ultima cosa, lei ha anche detto, tra le altre, ha raccontato tutta la storia degli oneri di urbanizzazione. Sì. Però lei ha riferito un aspetto degli oneri di urbanizzazione successivo, ossia relativo allo scomputo delle opere primarie. Prima si ricorda cos'era successo con questi oneri di urbanizzazione nella prima parte, quando venne presentato il progetto e fatto i calcoli iniziali invece? Vi fu un problema ben più grave e diverso? Una correzione di un errore molto grave per circa 1 milione di euro? Ah no, c'è stato, sì. E questo è quello che interessa a noi, tutta la parte dopo è un problema relativo, ma la parte prima, che è relativa a un piccolo errore di 1 milione di euro, mi sembra più interessante. Per carità, non metto a me è più interessante, perché volevo che lei mi dicesse altri no, lo metto in dubbio. Certo, su 9 milioni e 7 per l'esattezza di oneri di urbanizzazione, 1 milione di euro sarebbe praticamente il 10% circa. Vuole dire al Tribunale presso poco cosa è successo? Cosa vi ha contestato il Comune e che no, tipo di... Mi pare, se non ricordo male, però non ripeto, che il Comune non ci abbia contestato niente. Ci siamo accorti noi che c'era stato un errore nel computo metrico e quindi abbiamo corretto il computo metrico. Mi pare però che non sia nato... Senta, ma come vi siete accorti di questo errore che, diciamo, è venuto in rilievo solo dopo che il pubblico ministero aveva effettuato una consulenza per stabilire se era giusto il calcolo? Voi come ve ne siete accorti? Noi ci siamo accorti facendo una consulenza. Voi come ve ne siete accorti? Allora, al di là del fatto che noi le consulenze ce le autofacciamo, perché noi verifichiamo e controlliamo il lavoro, però, scusi, che c'è dallo studio. Se io ben comprendo, io lei, aspetti, mi dica. Se io ben comprendo, lei presenta un calcolo, peraltro forse anche lei stesso a presentarlo, giusto? Certo. Lei presenta un calcolo indicando queste sono le somme che devo pagare, certo, giusto? Dopodiché non penso che il giorno dopo vada a rifarsi il calcolo, cioè dico come se ne è accorto, le sto chiedendo. No, me ne sono accorto semplicemente perché, ripeto, i progetti che si fanno man mano si vanno rivedendo, guardando e verificando. Probabilmente, certamente io ora non ricordo qual è stato l'elemento che ha determinato la revisione precisa, ma probabilmente si sarà detto guardando il computo metrico, perché poi le opere vengono realizzate seguendo le previsioni di un computo metrico. Guardando il computo metrico, man mano che si realizzavano le opere o si organizzava per realizzare le opere, ci saremmo accorti sicuramente, dice, ma qua ci siamo scordati questo. Ma, scusi, ma l'errore era sul computo metrico o era un altro tipo di errore? Si ricorda che errore era? Beh, un errore di importo non può che venire dal computo metrico. No, era un errore di moltiplicazione, semplicemente, non di computo metrico. Vabbè, sempre computo metrico. No, il computo metrico era giusto, c'era la moltiplicazione della percentuale che era errata, scusi. Ma allora, mi ricordo male io, non so, una moltiplicazione errata è un errore. Lei si ricorda, insomma, le rifaccio la domanda di prima, lei si ricorda come si è accorto che era sbagliato? Perché lei ha detto, abbiamo rifatto, dico, a parte che non penso sia normale rifare una cosa che uno ha già presentato, c'è già il calcolo e tutto, perché deve controllarla. Se era sul computo metrico, può avere ragione lei, dice, siamo arrivati a un certo computo metrico, è diverso da quello che abbiamo scritto. Però, se invece l'errore è un errore, come posso dire, matematico di moltiplicazione, mi chiedo come se l'è accorto lei, insomma. Dico, al di là del fatto che rivedere un computo metrico e rivedere gli elaborati che sono fatti è una cosa di assoluta normalità, anzi è un dovere preciso da parte di un professionista, perché l'errore può capitare nel computo che io mi scordi di computare una cosa, perché sono opere molto complesse, molto articolate, ci sono un sacco di voci. Può anche capitare in una mera operazione matematica, in una moltiplicazione, in uno 0, che non diventa più 0, ma diventa un numero intero, anziché essere un decimale. Quindi è un errore, può capitare, è un errore di cui uno non si accorge 1 milione di euro su 9 milioni, dice lei. Cioè,
lei con la sua professionalità non riesce presa a poco a comprendere quanto sono i costi per una roba del genere, diciamo, si può sbagliare uno di un milione, cioè il 10% diciamo circa. Il 10%, ma stiamo parlando di progetti diversi e la somma di progetti diversi e di progetti che hanno delle specificità totalmente diverse, parliamo di strade, parliamo di verde pubblico e parliamo di parcheggi. Quindi parcheggi significa non parcheggi a raso, parliamo di parcheggi come struttura parcheggio, quindi anche la struttura in cemento armato e cose del genere. Va bene, grazie. Senta, un ultimo aspetto mi interessava con lei risolvere. Lei ha detto una volta che è stata venduta la ICOM a Immobiliare Europea, il gruppo Shan, io naturalmente non ho più trattato tra virgolette col ciancio, ma ho trattato solamente con chi aveva acquistato queste quote. Ora lei sa se a un certo punto c'è stato un problema con la variante quando già avevano acquistato naturalmente ed erano iniziati i lavori variante, va da sé tra virgolette, problema con la variante? A un certo momento fu presentata una variante, sì. E c'erano dei problemi di approvazione, nel senso che non è stata immediatamente approvata, c'è stata tutta una discussione lunga, un po' rientrava anche sul problema che ha detto lei, che ha raccontato prima, sugli oneri di urbanizzazione e sullo scomputo anche dei lavori fatti, si ricorda? Senta, io non mi ricordo un problema specifico di variante, sarà stato un problema tecnico di variante, insomma. Come lei forse, non so se avrà letto anche nei giornali, a un certo momento c'è una riunione presso lo studio di Ciancio in cui partecipano Fantola Carlo Ignazio, sa chi è? Fantola. Pantone. Fantola era il, per quanto di Immobiliare Europea, il responsabile. Poi c'era Viola, poi c'era Salvini, un altro funzionario dello Shan, Lombardo Raffaele e Ciancio. E discutono proprio di questo aspetto, diciamo, della variante, tra virgolette, va bene? Quindi lei è a conoscenza di questa cosa? No. No. Quindi lei non sa se dopo Ciancio sia ancora interessato, anche dopo aver venduto, tra virgolette, le quote dell'ICOM, diciamo, tra virgolette, dei lavori, della continuazione dei lavori di Porte di Catania? A me non risulta, cioè, per qualcosa che abbia riguardato me o che, insomma, nel quale io sono entrato, assolutamente no. Poi non... Lei si ricorda di essere mai stato presso gli uffici del Ciancio dopo il 2007 a parlare di quest'opera? Non lo sarà anche capitato, sicuramente non ci sono stati incontri strutturati, operativi su quest'opera, perché ripeto, Ciancio di questo. Cosa vuol dire strutturati, operativi, diciamo istituzionali, cioè in che senso? Istituzionali, come si fa un incontro tra la proprietà e il tecnico, la proprietà e il tecnico e l'impresa, cose del genere, ma non ne abbiamo mai fatti, perché ripeto, che lui non mi ha mai chiesto nulla di questa cosa, io mi sono sempre interfacciato con l'Immobiliare Europeo. Va bene, nessun'altra domanda, grazie. Concludo, Presidente, soltanto due domande a chiarimento. Grazie. Galatirano. Buongiorno. Può dare le generalità complete, grazie. Sì, Andrea Lodato, nato a Palermo il 4/2/1960. È residente? Catania, via Venerando Gangi 6. C'è una dichiarazione davanti a lei, può leggerla e può rispondere, sì, alle domande dell'avvocato, grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Posso, Presidente? Prego. Grazie. Buongiorno, dottor Lodato. Lei, dico, è un volto noto per Catania, dico, ma le devo chiedere qual è la sua attività lavorativa. Faccio il giornalista. Presso quale testa? La Sicilia. Lei ha svolto anche attività in televisione, immagino. Io ho fatto la prima parte della mia carriera in televisione ad Antenna Sicilia, stesso gruppo, e poi sono passato nel 2001 alla Sicilia. È un pianta stabile, diciamo. Senta, comunque, da quando ha iniziato le attività di collaborazione con il gruppo Ciancio? Dal 1979.
Lei ha partecipato quindi ai comitati di redazione del giornale della Sicilia o comunque alla redazione del giornale? Non ai comitati di redazione, non all'aspetto sindacale, ma all'aspetto redazionale ovviamente. L'aspetto sì. redazionale, sì, assolutamente. Ha parlato più volte. Senta, le sue mansioni al giornale esattamente, interessa la parte giornalistica, non quella di Antenna Sicilia, erano individuate in maniera particolare o era giornalista? No, io ho fatto il caposervizio di Antenna Sicilia fino al 1999, poi quando sono tornato da un altro incarico esterno al giornale nel 2001 ho fatto l'inviato. E poi rapidamente ho fatto il caposervizio, lo sport, poi il regionale, ora sono caporedattore. Senta, come è stata strutturata nel giornale della Sicilia la redazione? C'erano riunioni per stabilire il contenuto del giornale, le dei titoli, chi le dirigeva? Ecco, se ci può dare uno spaccato delle modalità di redazione di un giornale. Certo, c'erano più riunioni quotidiane, una al mattino, una al pomeriggio e una finale alla sera. Anche con la partecipazione del redattore di Antenna Sicilia, quindi mi è capitato anche quando ero capo servizio della televisione di partecipare alle riunioni organizzative che erano coordinate dal caporedattore che era poi Tempio, a un certo punto è subentrato Tempio, prima ci sono stati altri, però diciamo che per quanto mi riguarda per la mia partecipazione il tempo è quello, cioè la figura di riferimento era il caporedattore e il direttore che partecipava spesso anche lui alle riunioni. Il direttore, nel direttore intendo Mario Ciancio. C'era anche un condirettore che lo affiancava. E diciamo che era Tempio che ha fatto prima il caporedattore, poi è diventato sì condirettore. C'è anche il dottor Corigliano che è stato in alcune occasioni. Precedentemente, ma io con il dottor Corigliano non ero già al giornale, ma non facevo parte ancora, diciamo, non partecipavo alle scelte. Senta, nella redazione del giornale, quindi nel stabilire i titoli, i contenuti e nella verifica di questi contenuti, era sempre presente il direttore? No, sempre no. Escludo che potesse essere sempre presente. Forse per la prima pagina, diciamo, per i titoli più importanti, sì, dava un'occhiata anche. Senta, lui. C'erano delle indicazioni che venivano dal caporedattore o dal direttore del giornale riguardo ai contenuti degli articoli, nel senso che alcuni temi dovevano essere valutati insieme o alcuni temi non si potevano scrivere o bisognava avere attenzione a particolari tematiche? No, che alcuni temi andavano, come dire, condivisi, certamente, credo sia anche normale. Che alcuni temi non andassero trattati, no, mi pare di poterlo escludere assolutamente. Senta, qualcuno della direzione, dal direttore ai capi di settore, ha mai interferito su un suo articolo per quanto riguarda la indicazione di ciò che doveva essere scritto o ciò che non doveva essere scritto? No, assolutamente no, nessuno è mai intervenuto né a censurare, né a modificare, né a dettare, insomma, ho sempre scritto quello che ritenevo fosse giusto, per me poi... Senta, veniamo a un tema ovviamente particolare. Dico, sul tema mafia, il giornale ha avuto mai delle indicazioni di scrittura? Diciamo, la leadership del giornale ha mai dato delle indicazioni per poter contenere o poter verificare i contenuti? Oppure tutti i giornalisti erano liberi di proporre il pezzo che ritenevano? Per quanto ne sappia io, a me non è stato mai detto nulla. Io ho scritto anche di mafia, mi sono occupato nei primi anni della mia carriera per l'Espresso Sera, il giornale che usciva il pomeriggio e che era edito dallo stesso gruppo, parliamo del 79, 80, 81, tutti gli omicidi di mafia di Catania. Poi più avanti mi sono occupato anche di inchieste, Gela, ma nessuno mi ha mai detto cosa dovevo o non dovevo scrivere, era frutto del mio lavoro di inviato e conseguenziale. Senta, veniamo a tre temi particolari che sono stati oggetto di trattazione in questo processo, se lei ne ha ricordo. Il primo è la vicenda Ercolano Mannisi, per intenderci quella che riguardò il giornalista Mannisi che aveva scritto qualcosa sull'Avimec di Ercolano. Lei ha ricordo di questa vicenda? No, non personalmente, io perché in quel periodo ero in televisione, quindi diciamo mancava questa... Era il 93, sì, no, poi ricordo ovviamente la cosa venne fuori un po' la polemica, poi c'è insomma anche l'intervento del comitato di redazione, in questo caso, e della redazione.
Ecco, io mi riferisco proprio a questo. Noi sappiamo che fu pubblicato una nota della redazione dal titolo "Nessuna pressione sul nostro giornale". Lei ha notizia su come nacque questa nota? Chi ne fu ispiratore? La redazione, io credo che ci fu un'assemblea di redazione, adesso non ricordo perfettamente, ma qui forse partecipammo anche noi come televisione, perché si trattava di un fatto evidentemente, insomma, da tenere con grande attenzione quello che era successo. E il comitato decise poi di far pubblicare, di redare questo comunicato, dicendo che la redazione non subiva pressioni, fu, come dire, anche far uscire un segnale importante all'esterno sull'autonomia di questa redazione e sul fatto che nessuno potesse venire a fare pressioni al di là di quello che era accaduto e che è stato raccontato. Veniamo al secondo tema. Il giornale ha pubblicato una lettera di Santa Paola, fatto noto, fatto conosciuto. Dico, lei ha avuto notizia e ci può riferire sulle modalità, se si sono discusse le modalità di pubblicazione, l'opportunità di pubblicazione, insomma, se c'è stato un dibattito in redazione prima della pubblicazione o dopo? No, non ci fu dibattito, perché ricordo perfettamente che il giorno dopo in cui fu pubblicata la storia, nella riunione che facemmo regolarmente di redazione, non si parlò di questa lettera, cioè l'assemblea non ebbe conoscenza della lettera, che invece era stata inviata alla cronaca di Catania e quindi fu gestita autonomamente dal settore. Quindi non passò dalla redazione, che lei sappia, la pubblicazione di questo. Non passò dalla riunione di redazione, questo assolutamente no, perché il caporedattore, credo, se ne è parlato tanto, quindi sono a conoscenza anche, come dire, delle cose dette dagli altri. Il caporedattore, che era Tempio, prese atto a pubblicazione avvenuta di quello che era stato. Ho capito. Senta, veniamo al necrologio della famiglia Montana, il necrologio respinto, per intenderci. Lei ha avuto notizia più o meno diretta di questa vicenda riguardo le modalità con cui fu respinto il necrologio e le ragioni per le quali fu respinto il necrologio? No, diretta e immediata no. Fu anche questo argomento poi all'interno della relazione di dibattito di valutazione interna su quello che era accaduto. Credo che poi il riassunto sta nell'altro comunicato fatto dalla redazione, quando fu detto che esistevano delle norme, esistevano delle regole che si potevano anche rispettare, ma di fronte a certi eventi, a certe situazioni, forse bisognava, come dire, e questo lo conosciamo, questa nota, derogare un attimo e fare valutazioni magari diverse. Ma perché lei parla di regole? No, perché allora, io non sapevo onestamente, insomma, che esistessero delle norme legate alle necrologie. Ho scoperto, come credo molti dei miei colleghi, abbiamo scoperto che esisteva questa linea di evitare che ci fossero all'interno dei necrologi dei commenti che potessero essere dei messaggi, che potessero essere, insomma, qualcosa che andava al di là del necrologio, dell'annuncio funebre, dell'annuncio mortuario. Ecco, ripeto, l'ho scoperto allora e poi si discusse di questa cosa e si disse un po', credo, tutti quanti. Comunque esisteva questa linea generalizzata? Sì, mi fu detto di sì, non credo che fosse scritta, ecco, credo che non fosse una cosa scritta, una norma scritta, ma come dire, una consuetudine, evitare che il necrologio diventasse una forma di comunicazione diretta o indiretta. Quando si parlò di questo tema in redazione, si pose in collegamento gli anonimi sostenitori del necrologio rifiutato con la figura del ministro dell'interno Scalfaro, che in qualche maniera aveva avuto un ruolo nella vicenda? Sì, credo che il problema, quando fu esaminato quella sera in cui Montana portò il necrologio, fu esattamente questo, cioè questi anonimi sostenitori, c'era una polemica politica in quel momento in atto. Noi ci eravamo occupati, voglio dire, anche di questa polemica politica, anche facendo, credo, nomi, credo anche prima della vicenda del necrologio. Quindi, ripeto, poi fu fatta questa valutazione a caldo, pur con l'offerta poi fatta di, in qualche modo, intervenire giornalisticamente come redazione, però insomma, credo che il sospetto sia stato, cioè il problema sorse su quegli anonimi sostenitori e le allusioni che potevano essere in qualche modo cercate. Lei sa se fu offerto alla famiglia Montana di poter avere un'intervista in proposito? Ho letto che l'offerta, però onestamente sono le sue cognizioni dirette, sono le sue cognizioni dirette. Senta, lei sa chi in quel momento disse che non si poteva pubblicare il necrologio in quei termini?
Anche questo lo dico per averlo appreso, e cioè ci fu l'impiegato dell'APK, la filiera fu il Proto, che era il capo della tipografia, e il condirettore, che era Corigliano, il quale lesse questa cosa e disse no, così no. Però, ripeto, anche questo, cioè non ero lì, quindi sto riferendo secondo delle cose. Quello che lei ha appreso non era Mario Ciancio essere presente quel giorno. Io non so se fosse, ci fosse, credo che non ci fosse, perché tutti quanti hanno sempre detto che non c'era, e credo che agli atti sia stato messo sempre questo, nel, cioè che c'era Corigliano quella sera, che del resto faceva abbondantemente le veci del direttore, quanto sì. Era un personaggio importante del giornale. Lei sa se il giornale ha poi pubblicato anche un'intervista alla fidanzata del defunto commissario, la signora Mezzasalva? Ci fu un'intervista con Assia Mezzasalva, sì. Me lo ricordo, credo anche ampia, in cui furono trattati tutti i temi, o gran parte insomma dei temi che erano legati a quel triste episodio, che fa appunto l'uccisione di Beppe Natale, del commissario. Presidente, io ho concluso l'esame. Buongiorno. Senta, sulla questione che lei ha riferito della lettera di Santa Paola e della mancata discussione in redazione sulla pubblicazione o meno, perché non siete stati informati, chi era all'epoca il caporedattore? Sempre Tempio? Tempio, il caporedattore era Tempio, sì. Dico, ma è normale che, diciamo, il giorno dopo cosa avete pensato di non essere stati informati? Facciamo così. Allora, avete protestato? Cioè, in questi casi si deve essere informati, la redazione, dico, parlo normalmente, si è lamentata il giorno dopo del fatto di non essere stata informata di un fatto del genere, o è normale che decida il settore, le ha detto il settore Catania? La cronaca, sì. Il settore cronaca. Allora, io credo che, anzi sicuramente il caporedattore protestò con il direttore. Quindi neanche il caporedattore lo sapeva personalmente, cioè non ne discusse con voi, ma neanche Tempio, secondo lei lo sapeva? Allora, credo veramente che non ne sapesse nulla, anche perché se no ne avremmo discusso comunque, cioè se la cosa fosse stata... Può essere che lui lo sapesse, ma non ne ha discusso con no, voi. Allora mi sento di escludere, perché avevamo un rapporto con Tempio tale per cui parlavamo, e lui non ne sapeva nulla di questa cosa, e neanche la redazione, cioè fu pubblicata in quella maniera. Ho capito, quindi lei sa se lo seppe il direttore? No, non lo so, no, non lo so. Questo non lo so. No. Per comprendere sulla domanda che le è stata fatta in ordine alla libertà di decidere anche i temi di mafia, di cui trattare o non trattare, senta, ma per esempio chi è che decideva in redazione chi doveva seguire un processo tipo Orsa Maggiore, diciamo importante per la città di Catania, o che doveva scrivere degli articoli su un nuovo collaboratore? C'è stata tutta una polemica, lei sa, sugli articoli scritti su Avoli inizialmente, o cose di questo genere. Cioè, come si prendevano questi tipi di decisione? No, intanto c'erano i cronisti di giudiziaria, quindi prevalentemente, diciamo, e prioritariamente interveniva il cronista di giudiziaria. Ma per capire, scusi, il cronista di giudiziaria dice: ho visto il processo, c'è questa cosa particolare, ne parlava con la redazione e si decideva se approfondirla in maniera diversa, come approfondirla, fare, che so, adesso mi invento, un'intervista al pubblico ministero o all'avvocato, questo lo decide la redazione, o è libero, tra virgolette, di farlo? No, lì interviene, come dire, l'organizzazione anche del lavoro, perché il giornalista può dire: ti faccio una pagina, sì, ma perché la merita. Noi possiamo dire: no, ne fai mezza perché non ce lo spazio, facciamo due perché merita, perché bisogna... assolutamente. Questo lo decide la redazione, come dare spazio o non spazio a, dico, eventi di questo tipo. Diciamo, chi dirige le redazioni, caporedattore, capocronista, esatto, sì, no, non è assembleare la decisione, ovviamente, ma... non è assembleare, lo decide il caporedattore, una cosa del genere, tipo, se approfondire... Nel senso che discute il caporedattore con l'inviato, con il cronista, e stabilisce poi... Ma non con tutta la redazione? No, non con tutta la redazione, no. Se non dovremmo discutere di tutto, sarebbe come dire... Vabbè, se battono due o tre pagine del giornale nel decidere se approfondire una cosa, no, questo... si può decidere forse anche magari tutto il... Non lo so, dico, come funziona. No, questo non tutta la redazione, ma nelle riunioni di redazione, sì. Tengo presente che nelle riunioni di redazione erano presenti i capi servizio, sì. L'inviato, se non era fuori, era presente, quindi diciamo, ecco, da questo punto di vista diventava quasi collegiale, quasi collegiale. Ma non coinvolgeva i 60-70 giornalisti che eravamo allora. Il direttore
lei ha detto che certe volte partecipava al comitato di redazione, come si dice? Alla riunione di riunione di redazione, e altre volte, tra virgolette, non partecipava. Questa riunione di redazione dove si svolgeva? Nell'ufficio del di Ciancio, o c'era un ufficio in un piano diverso? C'era una stanza, anzi si svolgeva esattamente dopo le ristrutturazioni varie fatte nella stanza del caporedattore, che aveva la sua scrivania e poi un tavolo di quelli da riunione da, si faceva lì. E per capirci, stiamo parlando dell'immobile dove, per farlo? In via Dorico da Pordenone, il Palazzo della Sicilia. E a che piano è questo ufficio? Al secondo piano. L'ufficio del Ciancio a che piano è? Al secondo piano. Sempre al secondo piano? Ma è separato naturalmente dall'ufficio della redazione. Lui immagino abbia un ufficio privato, anzi lo so che è un ufficio privato. Certo, ha un ufficio privato con la sua scrivania, la sua stanza e poi un tavolo di riunioni, ma dove fa le riunioni, diciamo, che attengono anche alla direzione, dico, però non di organizzazione del lavoro. Sì. L'organizzazione del lavoro veniva stabilita in questo. Naturalmente lui tiene lì anche i suoi affari personali, cioè il suo ufficio, nel senso che lui riceve lì anche persone per altri, per fatti diversi da quelli che riguardano la Sicilia come quotidiano, giusto? Sì, sì, come penso di sì, assolutamente. Senta, lei spesse volte, cioè andava direttamente in ufficio dal Ciancio, no? Sì, sì, sì. Mi capitava spesso, sì, occupandomi di fatti, scrivendo, c'era un confronto anche con lui, mi chiedeva che sta facendo, che ci occupiamo, sì, anche come fatto. O altrimenti devo fare questa cosa, devo fare l'intervista a questo onorevole, a quest'altro? No, devo dire, con il direttore non si è mai entrati particolarmente nello specifico, cioè non, era più il caporedattore, diciamo, la guida con cui ci si confrontava su cosa fare, come farlo. Senta, però a me esistono delle intercettazioni da cui risulta, per esempio, che per fatti importanti, tipo sentire il ministro, fare l'intervista che ha fatto lei a un certo momento al ministro della giustizia, lei dice con lui, non cose particolari, ma dice: guarda che domani devo fare questa intervista, sto facendo questa cosa, parlo con questo, con quell'altro, mi ha telefonato il cerimoniale, quindi di cose di questo genere in linea generale ne discuteva anche col direttore. Sì, diciamo. Sì, certo, sì, sì. Fate tutta questa premessa per arrivare a chiederle un ulteriore fatto. Lei si ricorda di aver mai partecipato, cioè di essere stato presente a delle riunioni, chiamiamole riunioni, al Ciancio, che riceveva delle persone, e le faccio l'esempio tipo del Viola, che non c'entrava, tra virgolette, che non c'entra, tra virgolette, con il quotidiano La Sicilia, tra virgolette, no? E, a cui partecipava anche lei, o che lei rimaneva lì a sentire i loro discorsi, tra virgolette, mi permetto di dire. Cioè questo capitava, diciamo, nel lavoro? Poteva capitare, se si immaginava che poi da quell'incontro del direttore potesse scaturire un servizio giornalistico, poteva capitare di essere chiamato io o di essere chiamato qualche altro. E infatti io lì voglio arrivare. Lei si ricorda se in qualche occasione il Ciancio le diede mai l'input per interessarsi di affari economici che interessavano a lui? E le faccio degli esempi: aeroporto di Comiso, Outlet Village. Questi sono affari suoi, privati, tra virgolette, però rivolgendosi a lei o altre persone della redazione al fine di fare un articolo, perché il giorno dopo c'era l'inaugurazione, perché c'era un nuovo progetto, perché era cosa. Lei si ricorda se questo avveniva? Guardi, non spiego, i due no, assolutamente, né Autorete di Agira, né l'altro... L'aeroporto di Comiso? No, non me ne sono neanche occupato io. Lei non se ne è occupato? Non sa se ciò avveniva, dico? Se ciò avveniva, cioè se lui ha detto a qualcuno di voi, tra virgolette, del giornale: domani vorrei che fosse fatto un articolo. Sull'aeroporto di Comiso, che c'è questa novità, o su l'autovigilanza, cioè che se, c'è. Allora, se c'è una notizia, è possibile che lui direttamente o attraverso il caporetto dicesse: occupiamoci di questa cosa qui perché c'è una notizia. È un aspetto. Però la particolarità è che non è che la redazione dice: domani c'è questo fatto importante, faccio un esempio, la inaugurazione dell'autovillage di Agira, e quindi decide di fare una cosa. Altro discorso è che lui, che tra virgolette era interessato a questo affare, dice alla redazione: fate un articolo su questo. Questa è la differenza, tra virgolette. Quindi lei non si ricorda, con lei no, non è mai successo personalmente. Non è mai successo. Nessun'altra domanda, grazie. Ci sono domande, avvocato? Senta, io vorrei sapere una cosa. La lettera di Santa Paola, chi decise di pubblicarla? La lettera di Santa Paola, credo alla fine, che decise di pubblicarla il capo cronista, che era all'epoca Giorgio De Cristoforo, di pubblicarla appunto sì, nelle pagine di cronaca, e quindi di non comunicarlo al resto della redazione, comunque al caporedattore,
una condivisione che chi manco. Che era il responsabile della cronaca? Era Giorgio De Cristoforo, era il capocronista. Ed è normale che il capocronista decida di pubblicare una cosa di una certa rilevanza senza parlarne con il caporedattore? Insomma, probabilmente si confrontò, credo, con il direttore, credo, ma anche questo non ne sono a conoscenza. Perché forse sarebbe stata una notizia da, lo dico, lei ha detto che il caporedattore era Tempio. No, scusi. Lei ha detto che era Tempio? Il caporedattore era Tempio. Il direttore era Mario Cianci. E lei ha detto che con Tempio non si confrontò? No, su questa cosa mi sento di escluderlo assolutamente. Quindi, delle due l'una, o lo decise autonomamente o gli diede un input qualcuno al di sopra, e quindi lei sta ipotizzando anche il direttore? No, io sto dicendo che è possibile. Dico, non so con chi abbia parlato, non so se ne ha parlato, so però che ha deciso autonomamente rispetto al resto, diciamo, della gerarchia redazionale. Cioè, e qualora avesse deciso autonomamente, successivamente, qualcuno di quelli che avrebbe dovuto essere informato e non lo è stato, si è lamentato? Sì, ci fu, dicevo prima, che ci fu, Tempio protestò, chiese al direttore, a Mario Ciancio, forse questa cosa non andava gestita così, bisognava coinvolgere anche me. Questo glielo disse Tempio a lei? No, Tempio lo disse al direttore. No, ma disse, lei disse come Mario lo Ciancio, sa? Disse Mario Ciancio. Lei come lo sa? Ma sempre che se ne parlò, perché ripeto, anche noi... Lei ha detto che aveva un buon rapporto con Tempio, glielo disse Tempio questo? Sì, mi pare di ricordare, sì, comunque sì. E le disse che cosa ha risposto il direttore? No, questo non me lo disse, non lo ricordo, ma... credo che non successe nulla, cioè nel senso che era andata così e non era andata esattamente per come doveva andare rispetto alla gestione. Quindi, che lei sappia, nessuno, né il direttore né Tempio, disse qualcosa di, diciamo, critico nei confronti del capo della cronaca? Tempio sicuramente sì, mi risulta, perché protestò, quindi di fatto... Protestò con il direttore, disse lei? Con il direttore, sì. Ma con il capo cronaca? Non so se ci fu, penso che ci fu un confronto, ma qui non abbiamo partecipato fuori dalla riunione di redazione, se ci fu, fu. E Tempio, mentre le disse quello che aveva intenzione di fare, cioè di lamentarsi con il direttore, non le riferì che cosa gli disse il direttore? No. Cioè disse quella mattina, adesso sto ricordando una storia di tanti anni fa, che andava ma è importante. Sì, no, sto cercando di ricordare, però disse questa cosa qua. Poi io ero un capo servizio, quindi non, fu una cosa discussa evidentemente fra i vertici del giornale, credo. E di questa discussione lei non si interessò? Cioè non era una cosa che interessava anche per il futuro, il comportamento di ognuno di voi? Certo. Cioè qual era il vostro spazio? Certo. E lo spazio, quindi era una cosa che doveva essere chiarita. Ne parlammo anche di come si sarebbe dovuta gestire, insomma, non so se entro nel merito, una vicenda del genere. Ognuno di noi poi ha una sensibilità, ognuno di noi ha un'idea di come vanno trattate anche le notizie. Sì, una cosa è la sensibilità, una cosa è quello che uno può fare, una cosa è quello che accade se uno fa qualcosa che non poteva fare, o che infatti, non rientrava nella norma. Certo, infatti quello che sto dicendo, a parte la sensibilità, è anche la sensibilità significa poi tradurre nei fatti la pubblicazione di un qualsiasi evento, si può pubblicare in un determinato modo o in un altro modo. Noi in quel caso probabilmente avremmo immaginato una maniera diversa di divulgare eventualmente la notizia, se era divulgabile. La notizia intendo la lettera. Ma lei non aveva buoni rapporti con il capo della cronaca, non ne parlò direttamente con lui? No, era un po', diciamo, come dire, dei compartimenti più chiusi, più stagni, quindi diciamo, loro gestivano quel settore e io non avevo titoli comunque per andare a chiedere, cioè lì era il caporedattore che andò a chiedere. Sento un'altra curiosità, cioè lei ha detto che il comitato di redazione si riveniva anche 3 volte al giorno. La riunione di redazione, sì. Si faceva anche 3 volte al giorno per discutere come fare il giornale. Sì. Ma
Poi ha anche detto nessuno dice niente nei confronti dei giornalisti su come presentare una notizia, nessuno mette bocca su quello che ognuno scrive. Cioè, che cosa si fa? No, nella composizione del giornale, cioè queste riunioni sono finalizzate alla composizione del giornale. Quindi nella composizione del giornale poi vengono presentati vari articoli che vengono scritti in un certo modo. Se non si è d'accordo con qualcuno su come è stato presentato, se c'è una parte che non viene presentata, insomma è normale, se si fa una riunione, anche il Tribunale quando fa una riunione in Camera di Consiglio si discute su come scrivere una sentenza, se c'è qualcosa che diciamo non risponde o che sarebbe meglio scrivere in un altro modo se ne parla, si fanno delle contestazioni e si dice e poi si raggiunge una maggioranza per scriverla in un certo modo. Invece al comitato di redazione nessuno subisce nessun tipo di indicazioni da parte del capo redattore, del direttore su quello che deve fare. No, le riunioni di redazione si fanno in tutti i giornali e servono a organizzare il lavoro. Noi ne facevamo tre, perché se ne faceva una al mattino alle 11, che era proprio generalmente organizzativa, una alle 17 avviando la macchina del giornale, l'altra alle 20, 20 e 30, per definire quello che era il giornale. È chiaro che tutto veniva discusso prevalentemente nella riunione del mattino, quindi i contenuti, cosa fare, quante pagine destinare a un argomento o ad un altro. Se qualcuno nell'articolo diceva qualche cosa di un po' forte, chi è che... Cioè, c'era qualcuno che poteva intervenire, che interveniva per dire guarda, forse è meglio che questo aspetto venga presentato in un modo più soft rispetto a come lo hai scritto? Non c'entra la riunione di redazione con questa valutazione successiva. Poi i pezzi, ripeto, i miei generalmente non sono mai stati letti, quindi non... È probabile che su pezzi magari più delicati ci fosse un confronto, anche perché scrivere significa anche rischiare penalmente, querele. Anche perché c'è un direttore responsabile. C'è un direttore responsabile, quindi da questo punto di vista è possibile, non lo escludo, che in qualche articolo fosse il giornalista stesso a dire, a confrontarsi con quel collega che aveva più esperienza, quindi prevalentemente insomma col capo redattore, col capo cronista, dicendogli guarda, ma ti sembra giusto questo? Ma non veniva discusso nelle riunioni, perché le riunioni erano l'architettura del giornale, cioè era la costruzione del giornale con le varie destinazioni delle pagine. Non si entrava nello specifico degli articoli, anche perché la mattina o erano delle cose già preparate, allora erano state discusse, o si lavorava al mattino, cioè, a caldo. Grazie, può andare. Bene, allora dobbiamo sentire ora, allora per quanto riguarda gli altri testi, li vuole sentire alla prossima udienza, avvocato? Sì, io chiedo di poter recitare i signori San Filippo e Cimbro. Per quanto riguarda Spicuglia, ho rinvenuto nel fascicolo del pubblico ministero, perché era stata allegata a una memoria prodotta dalle indagini preliminari da alto difensore, una mail inviata dal signor Spicuglia Alessandro alla direzione del giornale La Sicilia, in cui compendia quanto poteva essere a sua conoscenza con riferimento all'accaduto, cioè al rifiuto del necrologio della famiglia Montana. Siccome i temi sono questi, io, se il pubblico ministero consente e le altre parti lo consentono, chiederei di poter produrre questo documento, che potrebbe sostituire anche l'audizione del signor Spicuglia. Presidente, giudice Latere, noi non possiamo dare il consenso, nel senso che da un lato non sono delle SIT, ma è un'email che è stata inviata e non è neanche sicuro, tra virgolette, da chi in linea teorica. In secondo luogo il tema è importante e abbiamo dei chiarimenti da chiedere al signor Spicuglia, grazie. Va bene, Presidente. Peraltro comunque penso che il consenso dovrebbe essere dato anche naturalmente dalla parte civile. Citerò il signor. Va bene, allora sentiamo i residui testi del difensore, che magari li citerà indicando la data un po' prima della data stessa della prossima udienza, perché il motivo per cui hanno, diciamo così, detto che non potevano venire quelli che avevano preso degli impegni era il ristretto lasso di tempo intervenuto fra la citazione e la data dell'udienza e la difficoltà di organizzare il loro lavoro
rispetto agli impegni professionali. Quindi, ma... verbale di inoltro e consegna di corrispondenza epistolare in arrivo relativo al detenuto Benedetto Santa Paola e lettera di accompagnamento dei difensori del Benedetto Santa Paola all'epoca dei fatti, nonché la lettera in esame, cioè quella autorizzata dal verbale poc'anzi citato, in cui la sorella di Benedetto Santa Paola scrive al fratello detenuto al 41 bis, riportando in questa missiva esattamente il contenuto della lettera che poi è stata pubblicata, salvo alcune modifiche finali, al giornale. Ed infine ancora uno stralcio della lettera dei difensori di Benedetto Santa Paola inviata al quotidiano La Sicilia lunedì 13 ottobre 2008, in cui riassumono la vicenda. La rilevanza di questa produzione documentale è evidentemente ineludibile rispetto al segmento della testimonianza ultima del testé lodato e ripercorre quella che è stata la modalità con cui questa missiva è stata poi pubblicata dal giornale La Sicilia e in particolare, come risulta dal verbale di inoltro corrispondenza, risulta prima trattenuta evidentemente dal DAP, dalla direzione di Milano Opera, ove il Santa Paola era detenuto al 41 bis per una verifica dall'ufficio censura, e poi autorizzata al consegna al detenuto anche dal GIP di Catania, e vi è riferimento anche al provvedimento del GIP di Catania che ha autorizzato la consegna della missiva al detenuto. E missiva che, ribadisco, contiene esattamente la lettera, salvo alcune correzioni, che poi è stata pubblicata e contiene evidentemente chiara la volontà del detenuto Santa Paola Vincenzo Santa Paola di pubblicare questa lettera al giornale La Sicilia. Quindi ritengo che da un punto di vista di rilevanza rispetto alla testimonianza e alla vicenda della pubblicazione della lettera sia documento certamente importante, e ancora una volta ribadisco, riassume quella che è stata la formalità, le formalità rispetto alla pubblicazione di questa lettera. Grazie. Sì, le altre parti? E per quanto riguarda la Procura della Repubblica, nessun problema all'acquisizione di questi documenti. L'avvocato D'Antona per le parti civili. Il nulla osta a cui poc'anzi l'avvocato difensore ha fatto riferimento è il nulla osta alla ricezione del Santa Paola della lettera, o è il nulla osta dell'uscita della lettera da Santa Paola verso la Sicilia? Solo se, su questo chiarimento, così non sto troppo tempo. Se posso, allora, è il nulla osta alla ricezione al Santa Paola della lettera alla sorella, in cui è riportata la lettera che poi è stata pubblicata dal giornale. L'allegato riferito invece alla spiegazione che fanno i legali di Santa Paola spiega che poi quella stessa, il contenuto di quella lettera è stato materialmente scritto e consegnato dai legali di Santa Paola al giornale. Quindi in quella documentazione qui, oltre al verbale con il nulla osta alla ricezione di quella lettera, c'è anche la comunicazione dei legali al giornale della Sicilia, in cui spiegano l'iter completo della vicenda. Quindi non c'è una osta da parte del carcere e da parte del GIP di Catania affinché questa lettera, ripeto, è per capire, io non stiamo quella discutendo. Lettera non è mai, allora, quella lettera non è uscita dal carcere di Opera, quella lettera è stata consegnata al giornale perché è riscritta sulla base di quei contenuti, dai legali, e consegnata alla Sicilia. Ma ripeto, tutta la documentazione aiuta a comprendere. Dico, l'avvocato D'Antona voleva sapere, se ho capito bene, chi è che aveva scritto questo articolo?
Allora, materialmente la lettera riportante il contenuto della volontà di Santa Paola è stato poi scritto dalla sorella di Santa Paola, approvato dai legali di Santa Paola e consegnato dai legali al giornale. Quindi non è una lettera del Non è una lettera che direttamente esce dal carcere e perviene al giornale. L'iter è questo. Dico, ma la sorella scrive questo articolo sulla questa lettera a nome del fratello sulla base di quali elementi? Il fratello manifesta la volontà di voler scrivere al giornale. La sorella invia questa lettera di cui abbiamo sia... Quindi la sorella si fa interprete di quanto Santa Paola gli ha detto. Esattamente, ed è riportato lì il contenuto e i legali poi infine materialmente consegnano questa lettera al giornale. Grazie avvocato. Prego. L'avvocato D'Antona su questa produzione nulla osserva, così come il tribunale ammette la produzione. Possiamo proseguire quindi con l'istruzione dibattimentale, con il consenso delle parti, visto che credo che insomma sia un test che si è aggiunto successivamente, questo ultimo, di invertire magari l'ordine dell'assunzione delle prove. Possiamo quindi procedere ad attivare il videocollegamento con l'aula dove si trova il collaboratore di giustizia, Raffa. È collegato? Buongiorno signor Presidente, dal sito riservato si attesta la presenza del signor Raffa Giuseppe, nato a Catania il 19/1965. Inoltre è presente l'avvocato di fiducia Carmen Di Neo. Si dà atto che sono garantiti tutti i diritti previsti in materia di videoconferenze, non vi sono incompatibilità tra me sottoscritto, ufficiale di PG. Grazie. Presidente, per stabilire le modalità di audizione del collaborante, informo il Tribunale che egli va qualificato come imputato di reato connesso, essendo ancora pendente un procedimento, il numero 14.715/2018, per omicidio a carico, omicidio commesso nell'ambito delle logiche della criminalità organizzata nei confronti del Raffa medesimo. Quindi allo Stato è l'imputato di reato connesso. E quindi è connessione lettera A, esatto, dell'articolo 12, quindi la cosiddetta connessione forte, viene sentito ex articolo 210, codice penale. Signor Raffa può dare le sue generalità? Raffa Giuseppe, nato a Catania il 19/1965. Sì. Lei, appunto, la sua posizione è stata rappresentata dal pubblico ministero, lei quindi viene sentito ex articolo 210 del codice di procedura penale, ha la facoltà di non rispondere. Lei vuole rispondere alle domande delle parti? Sì, signor Presidente. Prego, signor pubblico ministero. Grazie. Signor Raffa, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto vorrebbe dire al Tribunale se lei ha fatto parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Sì, ho fatto parte all'associazione di stampo mafioso di Giuseppe Conferenti. Quando è entrata a far parte di questa organizzazione? Nell'88-89 lì. Fino a quando è rimasto nel gruppo di Pulvirenti? Sono rimasto fino al suo pentimento. Quando lui ha collaborato e sono uscito dal gruppo, diciamo, dal gruppo mafioso. Ero in carcere quando è successo. Si ricorda in quale periodo si colloca questo evento? No, esatto, per preciso non mi ricordo la data. Lei quando so è stato arrestato? Dopo un annetto che lui l'hanno arrestato, ha collaborato, da lì io poi sono uscito, diciamo, e mi sono avvicinato, non mi sono avvicinato, i stati di Santa Paola hanno assorbito
la maggior parte delle persone che erano con il Mappassodo, poiché era tutta una linea, dunque, Mappassodo. Aspetti un attimo, io volevo capire quando lei è stato arrestato. Nel 92, alla fine del... Quindi sì. Nel 92 è stato arrestato ed è uscito dal clan dopo che era stato tratto in arresto, ha detto lei. Quindi un anno, un paio d'anni dopo il 92, un anno e mezzo, ho dopo capito il pendimento bene? Di, dopo il pendimento di Giuseppe Conferenni sono uscito da questo gruppo. Soffermiamo, successivamente lei è stato in carcere fino a quale data all'incirca? Sono uscito nel 2008, mi sembra maggio del 2008, dopo 18 anni. E all'epoca, una volta uscito dal carcere nel 2008, è rientrato in qualche gruppo di criminalità organizzata o ha pensato di svolgere un'attività illecita? Inizialmente mi sono rivisto con... Santa Paola, Enzo Santa Paola, figlio di Benedetto Santa Paola, che lui aveva un ristorantino nei paesi più sopra di Masca Lucia, San Giovanni La Punta, nelle zone di lì, ci sentavamo lì, ma per motivi di benevolenza, poiché io sono stato in carcere con lui nella stessa stanza con lui, Cesarotti e tanti altri come loro, che avevamo una benevolenza che c'è rimasta nel tempo, anziché lo sono andato a trovare tutte queste cose. Quando ne ha arrestato lui per motivi che in pratica c'è stata una storia che dovevano colpire me, mi dovevano uccidere, fino a che c'era Enzo tutto questo non accadeva perché ero, diciamo, sotto le sue... Ma quando hanno arrestato lui è cominciato a muoversi qualche cosa e qualcuno mi ha accennato che stavano attentando la mia vita, sicché sono passato a Clan Cappello per rinforzarmi e comunque poter combattere questa situazione che si era creata. Okay. Esattamente da Massimo, Massimo Galosselli del Clan. Del clan del cappello, che poi naturalmente dopo la mia collaborazione solo io ho fatto, diciamo, fare i blitzi e lui ho fatti condannare alla massima pena. Quando è iniziato a collaborare con la giustizia lei? Nel 2013. Va bene, ora su questo poi ritorneremo dopo, ma nel frattempo prima soffermiamoci sulla prima parte della sua vita dell'organizzazione. Lei mi dice quindi quella che va dall'87-88 fino al 1992, quando poi viene tratto in arresto. Ecco, in questa parte, in questo periodo della sua esistenza, quando era nel gruppo Pulvirenti, lei in quale territorio si trovava a operare e chi era il suo responsabile diretto? Sì, il mio responsabile era Giuseppe Stillaci, detto Mattidina, operavo nel territorio di Piano Tavola, sì, e comunque anche Mister Bianco, e comunque la nostra, diciamo, base era Piano Tavola. Nel gruppo di Mattidina di Pippo Squillaci, lei che ruolo aveva? Sì, io inizialmente riscuotevo questo, chiamiamolo pizzo, riscuotevo i soldi. Poi abbiamo cominciato a formare un gruppo di fuoco e abbiamo fatto delle cose contro il clan di Mister Bianco, che all'epoca c'era una guerra. Abbiamo il gruppo di fuoco dopo. Il gruppo di Mister Bianco con il quale eravate in guerra qual era? Mario Duppo si chiama, questo qui lo chiamiamo Mario Duppo, quel clan dei Nicodra, sì. Sì. Il gruppo di fuoco da chi era composto? Ero io, Francesco Maccarone, Coppolino Ferruccio,
E come, diciamo, cambio macchine e cose, la buon'anima di mio fratello, perché è morto mio fratello. Lui ci cambiava le macchine, ci dava l'appoggio logistico e così via. Come si chiamava suo fratello di nome? Raffa Aldo. È deceduto. È deceduto per cause naturali? No. Quando venne ucciso? Quando venne ucciso? Guardi, questo è un momento che giustamente non ho voluto ricordare, non vorrei ricordare, perché giustamente... Vabbè, non è importante ai fini di questo processo. Non mi sto, non, ho voluto, diciamo... rivolgerlo, come si dice? Dimenticarlo. Perfetto. Va bene. Quindi lei faceva parte del gruppo di fuoco, dicevamo. Mi chiedevo... in questo gruppo di piano tavola lei aveva rapporti diretti con Giuseppe Squillaci, oppure c'erano delle persone a cui intermedie fra lei e Squillaci? No, Giuseppe Squillaci era, come si dice, ogni cosa che si faceva al 100%, anzi di più. Mi parlava sempre, ci mettevamo da parte tutti e due, e mi parlava perché aveva una grande fiducia nei miei confronti. Ho capito. Grande fiducia che ora più avanti, magari se lei me lo chiede, io gli spiego. Certo, dove mi portava questo lui. È l'argomento. Le stavo per chiedere ora, lei quale partecipe del gruppo di piano tavola, quale uomo di fiducia di Squillaci, aveva rapporti anche con altre persone che facevano parte di altri gruppi del clan Santa Paola? Allora, noi eravamo un gruppo, chiuso, nel senso che tutti gli omicidi, tutto quello che si faceva lo dovevamo sapere solo noi e mai fare sapere agli altri quello che si faceva, per i motivi delle collaborazioni, delle cose che potevano nascere in futuro. Ed eravamo un gruppo chiuso, ma essendo che io con Giuseppe Squillaci avevamo un rapporto, diciamo, di fiducia, soprattutto lui nei miei confronti, sì, andavamo da Francesco Maggion, dove lui era latitante, più volte gli abbiamo anche fatto qualche regalo, e spesso andavamo da Giuseppe, ora mi ricordo il nome, Giuseppe, comunque un altro fidato di Francesco Maggion. Questo Francesco Maggion di cui lei parla, sì. Chi era? Che ruolo aveva nel gruppo? Ah, andavamo pure da Pippo Cesarotti, che fra Mangione e Pippo Cesarotti era tutta una cosa, e Giuseppe Squillaci, e io con lui andavamo da loro, ma soprattutto da Francesco Mangione, che era latitante e difficilmente si ci poteva andare, non ci andava chiunque, visto e che voi era vicino e comunque... E dove era latitante Mangione all'epoca? Certo che era latitante. No, dico, dove era? Dove stava? In un posto solo oppure vi spostavate nel territorio? No, noi eravamo a piano tavola, lui era a Mascalucia, quasi diciamo appena su Mascalucia, comunque territorio Mascalucia. Lui, dove era lui, c'era una casetta, c'era una coppia di marito e moglie, e lui era lì e faceva la latitanza lì, c'era un giardinetto, c'era un cancello, tutto, mi ricordo tutto, e comunque non mi sfugge niente, perché è come se fossi ora, anche se sono passati più di 30 anni, Insieme a lei, da Mangion andavano anche, e a Squillaci, andavano anche i figli di Squillaci Giuseppe o altri componenti del gruppo? Ma il secondo che ci è andato io e mio fratello. Cioè mio fratello ci è andato dopo tanto tempo, non era facile andare da Mangion così, tutto nella porta. Ma comunque, di me Francesco Squillaci sicuramente ci andava, Francesco Squillaci. Volevo chiederle, avete mai organizzato qualcosa in comune voi del gruppo di piano tavola e
Mangion Francesco, del quale mi parla? Sì, abbiamo, ma questo è stato, vabbè, allora gliela racconto così, magari, ma dobbiamo andare indietro su questa cosa. Ci sono altre cose che purtroppo all'epoca, con tutte le mie dichiarazioni, le cose, ho fatto un accenno sopra un discorso che ora comunque glielo, quando lei me lo chiede io glielo dirò, per quanto riguarda tutto questo, ma poi se si parlò di associazione, di questo, di quell'altro, mi è sfuggita sta cosa, e mi è sfuggita, tornando indietro nel suo discorso. Sì, si parlò di fare un attentato a Mario Ciancio, sì, soprattutto di stare attenti quando si metteva questa bomba, perché non doveva andare verso la casa ma nel giardino, che non doveva fare danni alla casa nella villetta ma nel giardino, doveva fare quel danno in modo che arrivavano i pompieri, la questura, i carabinieri, sì, ci doveva essere tutto questo per diciamo per allontanare la procura, che all'epoca la procura si diceva che stava indagando sotto sotto su Mario Strangio, sul dottor Mario Strangio. E da lì c'è stato fatto questo finto attentato, perché l'ha voluto. Va bene, ora ne parliamo nel dettaglio. Prima di tutto vorrei capire lei quando ha saputo e come ha saputo che bisognava fare un attentato a Mario Ciancio. Noi ci riunivamo sempre sotto casa di Giuseppe Schillaci per tutte le cose che si dovevano fare. Essendo un gruppo a sé, che non davamo conto a nessuno, lo dava solo lui, e non doveva uscire niente di lì, perché ne valeva la morte nostra stessa, allora si parlava lì sotto di quello che si doveva fare. Inizialmente si parlò di se mettere candelotti o plastico, perché io già nel passato ho messo qualche bomba di questa, sempre una bomba finta, sempre con il fatto che qualcuno era indagato, si sapeva che qualcuno era sotto gli occhi della procura, e allora si facevano questa attentata. Sicché l'ho fatto io, con il plastico l'ho fatto, ed era me. E allora si parlava con Giuseppe Schillaci, si parlava di questo finto attentato, e che comunque c'era un amico che poi nel futuro ci avrebbe aiutato nei processi, perché tramite lui potevamo magari, i processi potevano magari prendere un'altra piega e così via. E che era un carissimo amico di Nitto Santa Paola, e mi fermo lì, lì si parlò di questo attentato, finto attentato. Poi con Giuseppe Conferente si parlò, che era un carissimo amico di Nitto Santa Paola e che comunque mi ha fatto un sorriso, perché io sono uscito, io, mio fratello e Franco Maccarone, siamo usciti, diciamo, non so, un annetto, una cosa così, da un processo che non potevamo mai uscire, in quanto ci hanno trovato pistole, ci hanno trovato divise, ci hanno trovato dei pupazzi dove noi sparavamo per addestrarci, e sapevano che eravamo un gruppo di fuoco, e lì, va non bene. So se è stato un annetto, siamo usciti, e lui mi fece capire, o addirittura anzi mi disse direttamente, dice, hai visto come sei uscito tu e gli altri, e questi sono i favori che quando si tratta di un gruppo di fuoco si interessa direttamente Vinto Santa Paola, e questo amico ha delle conoscenze, comunque c'ha una certa cosa stretta con magistrati, mi dispiace dirlo, ma era così, con magistrati che all'epoca facevano questi favori a questo punto. Signor Raffa, lei però deve provare a seguire le mie domande, perché quello che le dice, sì, è interessante, ma è esposto in modo che è difficile seguirla benissimo. Allora, la prima cosa che le chiedo è: lei da chi ha saputo per la prima volta che bisognava fare un attentato a Ciancio? Chi gliel'ha detto a lei?
Giuseppe Poverelli. Giuseppe Schillaci. Giuseppe Schillaci gliel'ha detto. Sì. L'ha detto quando, Giuseppe Schillaci. Quando gliel'ha detto, lei era da solo con lui o c'erano anche altre persone? Come gli ho detto prima, eravamo tutti lì a sentire questa cosa. Fu Giuseppe Schillaci a spiegarvi che doveva essere un falso attentato? Sì, certo, al 100%. Le disse Giuseppe Schillaci come le era venuto in mente di fare questo finto attentato a Ciancio? Non ho capito la domanda, mi perdono. Ripeto, quando Schillaci le disse facciamo l'attentato a Ciancio e deve essere finto, le disse anche, vi disse anche se era una sua idea o era un'idea di altri? Assolutamente, assolutamente. Lui ha detto che si doveva fare un finto attentato. Mi scusate, mi può abbassare per favore? Mi arriva tutto in faccia e non riesco. La ringrazio, gentilissimo. Allora, non è venuta da Giuseppe Schillaci. Giuseppe Schillaci ha detto che un suggiorno, che all'epoca lo chiamavano così, per volere di Santa Paola si doveva fare questo finto attentato in quanto c'era la procura che sotto gli stava dietro, così ha detto e così gli sto dicendo. Sicché questo finto attentato serviva per fare vedere che lui era minacciato dalla mafia e comunque non aveva niente a che vedere. Così bene, disse lui. Lei dice lo zio Ciuzzo, che per me è esattamente so chi è, ma il tribunale non è tenuto a saperlo. Chi è lo zio Ciuzzo? Sì. All'epoca il suo Ciuzzo era Francesco Mangiorno. Quindi è il nomignolo di Francesco Mangiorno, o zio Ciuzzo. E no, come no? Tutti quelli all'epoca in quel contesto noi chiamavamo Pozzo Nitto, Pozzo Ciuzzo, Pozzo Cesarotti, così chiedevamo come di zio. Il problema non era lo zio, era Ciuzzo. Ciuzzo era il nome, il soprannome, come vuole dire lei, di Mangiano Francesco, giusto? Certo. Quando lei dice che Ciuzzo, lo zio Ciuzzo, aveva chiesto questa cosa per richieste di Santa Paola, a quale Santa Paola si riferisce, posto che ne conosciamo tanti con questo cognome? Perfetto, ha ragione, è Nitto Santa Paola. Ok, quindi ricevete questa indicazione dal zio Ciuzzo, Santa Paola, Schillaci lo dice a voi. Per quanto riguarda il plastico di cui lei mi ha parlato, chi se ne occupò, che lei sappia? Allora, questo si occupò Francesco Schillaci e Campello Nicolosi del Cosico. Sì, aspetti, la domanda era, sono stata chiara io, chi preparò il plastico, l'esplosivo? Questo l'ha fatto direttamente Giuseppe Schillaci, già era preparato e tutto, quando noi quella mattina ci siamo organizzati e aspettavamo l'orario di punta, in modo che verso non so che orario, 2 ore, comunque era un orario che c'era poca confusione, già lui aveva preparato tutto e Francesco Schillaci e Carmelo Nicolosi si prepararono nella macchina che già c'era tutto lì e sono andati a mettere questa bomba. Sono andati da soli a fare questa attività o c'era qualcun altro insieme a loro? No, Giuseppe Schillaci ci ha detto ragazzi mettiamoci tutti sulle macchine, andiamo lì e se succede qualche cosa dobbiamo intervenire. Dov'era questa villa? Dov'era questo luogo? Ne ha parlato di vita. Era nella zona del Cannavicchio, nella zona del Cannavicchio. Io non sono andato proprio nella villetta. Noi ci siamo messi, nella strada che porta per Cannavicchio. Non so ora come spiegarlo perché ora tanto tempo che manco. Comunque, sì, eravamo un po' distanti e ci siamo sparpagliati tutti e loro sono andati in questa villa. Riesce a ricordare quali persone erano con voi
per diciamo attorno al luogo dell'attentato? Ah, tutto il gruppo, perché c'ero io, Maccarone, Sillaci Francesco naturalmente, Sillaci Carmelo Nicolosi, Raffardo, mio fratello, poi c'era Sillaci Nicolò, comunque eravamo tutto il gruppo. Lei ha indicato anche come presente all'interrogatorio reso il 21 settembre e anche Maccarrone Francesco, se lo ricordo, se ce l'hanno. Io non ho capito, mi perdone. Dico, c'era anche Maccarrone Francesco? Sì, soprattutto lui, sì, certo che c'era. Okay. E lei con chi era? Lei personalmente? Se lo ricordo con chi era? Sì, eravamo, io ero con mio fratello, se ricordo bene, guarda, sono passati tantissimi anni, comunque certo. Eravamo tutti gruppo, ci siamo sparpagliati nelle macchine, io mi ricordo che ero con mio fratello e non mi ricordo bene se c'era anche Francesco Maccarone con noi, eravamo in tre, comunque ci siamo sparpagliati tutti quanti, ci siamo messi nelle macchine e siamo partiti, questo passaggio proprio non me lo sto ricordando. Eravate in qualche modo collegati? Cioè avevate dei mezzi di comunicazione, delle radioline, del qualcosa oppure niente? Non avevamo niente, eravamo tutti lì, tutto attorno, sicuramente questa villetta era lì vicino che poi si è sentito un boato da lì, poi si ricorda? Giuseppe Schillaci era più vicino diciamo al figlio con la sua macchina, era più vicino, mi pare che era Giuseppe Schillaci, mi pare che c'era Nicolò, suo figlio, e un altro con lui, era più vicino, e poi comunque da lì da Boato, poi abbiamo sentito sirene, dopo cosa ce ne siamo andati, noi siamo andati tutti quanti, perché abbiamo visto che tutto era a posto. E dove siete andati? Siamo andati di dove siamo venuti, a... Guarda. Un attimino. A piano tavola. Sì. Pensando pure per questo, ma sono un po'. Sto pensando anche precisamente chi eravamo per questo. Vabbè non si siamo andati a piano tavola. Avete poi comunicato l'esito di questa la vostra attività a qualcuno? No, lui è arrivato, eravamo tutti lì, lui ha detto che è andato tutto a posto, ha fatto un bel botto, non ha detto cosa. E poi Schillaci Giuseppe con Schillaci Francesco sono andati via. E io ho sentito Giuseppe Schillaci che mi diceva: Stenno di Lozzo Giuzzo, va bene, se no c'è che facciamo? Dici, qua ci devi venire tutte pare, ognuno passo qua, e siamo andati a casa, ognuno per i fatti nostri. Abbiamo subito, ci siamo sciolti subito per tanti motivi. Sto andando da Lozzo Giuzzo, Mies. Va bene, volevo chiederle ancora, si ricorda in quale periodo dell'anno è accaduto? Non le chiedo la data, se la ricorda me la dica, ma dico in quale periodo dell'anno, è l'estate, l'inverno, è la primavera, se lo riesci a ricordare? O tu? Ma mi ricordo, non so se fosse nel 90, non mi ricordo bene, comunque non c'era caldo, tanto caldo non c'era, comunque doveva essere nel periodo d'estate. Ora sono passati tantissimi anni. Ho cercato di ricordarmi tutto quello che potevo ricordare. Bene. E ho messo un pochettino tutta la situazione. Lei poco fa, nel raccontarci liberamente quello che era accaduto, ha riferito che speravate di ottenere dei vantaggi sul piano dei processi e che addirittura lei l'ottenne un vantaggio. Mi specifica qual è il processo nel quale lei, secondo il suo parere, venne liberato in modo isperato? Ma dovrebbe essere nell'89 è successo, adesso l'89 noi abbiamo avuto ci hanno fatto un blitz dentro una villetta di piano tavola
e hanno arrestato me, mio fratello e Francesco Maccarone. Lì hanno trovato delle pistole, divise e tutte queste cose lì, pupazzi dove ce l'ho in mano, tutte queste cose, se vi devo spiegare. E al primo grado, abbiamo, se mi ricordo bene, io ho preso 7 anni, ma subito ci hanno fatto l'appello e siamo usciti. Ma qual è la cosa di questo? Che già Giuseppe Schillaci, sì, mi arrivò direttamente al tribunale, c'era anche suo figlio, l'altro figlio, entrarono, noi eravamo all'epoca, c'erano i tre pizzi, non c'erano le manette. Lui ci guardò, ci fece il segnale, dice state uscendo. Segnale come? Con la mano, con la bocca? Cosa vi disse? Con la mano ha fatto il segnale, dice via, ha fatto con la mano così, non so se si vede. E si è messa a ridere, E così fu, noi siamo usciti che voi se andate a guardare è tutto strano, perché io ero pregiudicato per una rapina andata definitiva e ho scontato più di 3 anni e sono uscito con come si chiama quel un anno e 9 mesi quando ho uscito dell'avvocato Raffa, non chieda consulenze, sì. Allora, le stavo per chiedere, dopo che lei è uscito, ha riparlato con Schillaci di questo episodio? Gli ha chiesto, ma come ha fatto a sapere che sarei uscito lì a poco, quello che, come è accaduto? Certo, lui che ci ho parlato. Ha detto che si è interessato Nitto Santa Paola direttamente, tramite un suo amico di imprenditore di un certo livello. Essendo che si tratta di un gruppo di fuoco, lui si è voluto interessare direttamente e ci ha fatto questo regalo e siamo usciti. Le disse questa poi è... in quel momento o più avanti chi è l'imprenditore che aveva aiutato Nitto Santa Paola a fargli uscire? Naturalmente no, non me l'ha detto, però quando abbiamo fatto l'attentato mi ha fatto capire che era stato e che in qualche modo era intervenuto lui, ma sempre tramite lui chi Santa Paola. È intervenuto lui chi? Il Ciancio, il dottor Ciancio. Quando lei dice mi ha fatto capire, che significa mi ha fatto capire? Come gliel'ha fatto capire? Che mi ha detto che quando lui parlava di questo finto attentato che noi dovevamo fare, che dovevamo ricevere dei favori a livello giudiziario, a livello che quando ci arrestavano invece di prendere un sacco di condanne si prendeva più poco e si poteva uscire, tutte queste cose, ha detto io sto facendo questa cosa, diciamo, e usufruiamo dei favori, come quando ti hanno arrestato a te e ti ha fatto buttare fuori, che si è interessato direttamente Nitto Santa Paola, come ti avevo detto, tramite questo amico, diciamo, imprenditore. Ho capito. Lì non me l'ha detto, ma quando gli dobbiamo fare l'attentato si è esposto, giustamente. Va bene. E questo sul punto, sul fatto ormai abbiamo tutto chiaro. Ora vorrei capire un'altra cosa. Lei ha già accennato nel raccontare la sua storia che nel 2013 ha iniziato a collaborare con la giustizia, è giusto? Sì. Quanto è durata questa collaborazione? 80 giorni, no? 180 giorni. Solo 180 giorni è durata? Poi è stato sì, dato via dal programma? No. È rimasto nel programma. Fino ad oggi sono nel programma. Esatto. Lei di questo attentato preparato, questo finto attentato preparato per Ciancio, aveva già parlato al momento della sua collaborazione nei 180 giorni che sono previsti per legge? Allora, io quando mi sono incontrato con i procuratori all'epoca, ho accennato il fatto che io ero uscito in maniera strana, che tramite Santa Paola ero stato aiutato su questo fatto di uscire così. Dice dal processo, uscito dal processo, libero. Dal processo, libero, poi sono uscito io, una cosa strana veramente, poi la guardate, vedete, viene accettato.
E però che è successo? In quel momento che io gli dissi questa cosa, mi disse: va bene Raffa, ora ne parliamo, cominciamo a mettere le cose, diciamo, in chiaro, belle pulite, cominciamo del Clan Cappello. E allora ho cominciato a parlare del Clan Cappello, ho cominciato a ricordare questo, quell'altro, su tutte queste cose. E questa cosa non mi è venuta in mente, perché a me, io non avevo nessun interesse a non dire questa cosa, per me non avrebbe cambiato niente dirla, anzi dirla aveva forse cambiato anche qualche cosa, perché oggi non eravamo qua a discutere questa cosa. Però cioè, io non avevo un motivo di nascondere una cosa di questa. Si parlò appena appena, io ci accennai qualche cosa, ma forse non c'era nemmeno il microfono acceso. Però poi mi disse: andiamo in ordine, cominciamo del Clan Cappello, mi spieghi tutto. E allora ho cominciato per Cappello, ho cominciato tutte queste cose, qualche, quello che era successo, che non era successo. E lì mi è sfuggita questa cosa. Perché voglio dire, in quel periodo, quando lei, ascolti, quando lei inizia a collaborare, faceva parte del Clan Cappello, giusto? Certo. Ho capito, quindi è l'attualità. Poi come le viene in mente nel 2021 di parlare di questo argomento? Mi viene in mente perché ho visto nella televisione, ho visto che si parlava di un imprenditore, cose, e ho, diciamo, un po' ho cominciato a vedere sta cosa, no? Ho detto: ma io sto imprenditore lo conosco, mi ricordo sta cosa. E da lì ho visto che c'era il mio nome. Comunque, quando hanno detto il nome di Ciancio, io ho detto mi sono ricordato questa cosa del finto attentato. E ho visto che poi si parlava anche del mio nome e cognome. Francesco Schillaci mi aveva nominato su questa cosa. Ma io non cerco gloria, non cerco niente, io sto dicendo solo la verità, perché oggi io mi assumo la responsabilità di aver partecipato a un'azione criminosa, e comunque anche se era una cosa che era tutta, c'era tutta falsa, che si doveva fare in quel modo, io mi assumo la mia responsabilità su questo fatto. Mi dispiace se io nel parlare di miliardi di cose, di situazioni, di processi e di cose, mi sono dimenticato questa cosa, ma non avevo nessun interesse a non dirla. Va se bene. Mi sarebbe venuta in mente, l'avrei detta, non c'è con gloria, a me non mi interessano le glorie. A me mi interessa che ormai ho fatto questa scelta da tanto tempo, e quello che devo dire dico. Se io devo pagare, sono qua a pagare anche questa. Va bene, la ringrazio. Un'altra domanda. Volevo dire un'altra cosa. Attinenza. Se mi permette. Attinenza con questo tema? Sì, certo. Sì. Alla dica. Se mi permette. Guardi, nello stesso tempo, parlando sempre di questo fatto, sì. A me mi hanno arrestato il giorno 26, comunque non avevo tutto scritto, perché ho cominciato a fare mente locale e sono ritornato indietro in quel tempo e mi ero scritto un po' quasi tutto. C'è qualche altra cosa che Giuseppe Schillaci aveva fatto con Raffaardo, mio fratello, e Maccarone Francesco. Ma aspetta un attimo, prima che vada avanti, si parla di qualcosa che riguarda Ciancio San Filippo Mario o di altri reati? Perché se sono altri reati, sì, non è questo il momento. No, io non mi ricordo, se io ricordo solo che hanno messo una scatola con un biglietto e un, mi sembra che c'era un proiettile numero 44, 45 dentro una scatola, e l'hanno lasciata sotto a come si chiama, mi sembra Antenna Sicilia, o mi sembra che era Antenna Sicilia, o era, l'hanno lasciata lì, l'hanno messa lì, hanno chiamato, mi ricordo che dicevano che avevano chiamato questo telefono, quello che era, mi sembra che era la circonvallazione questa cosa. Io qui non ho partecipato, a me mio fratello mi ha raccontato sta cosa.
e poi successivamente agli amici di Giuseppe Schindaggi, me l'ha detto. E hanno messo questa scatola e hanno chiamato di andare a guardare questa scatola. Quello ha detto: noi non lo possiamo fare, dobbiamo chiamare per forza le forze dell'ordine perché non sappiamo se c'è una bomba o quello che c'è. E hanno preso questa scatola. Allora non so se qualche cosa che anerende a stare in senso, se ha qualche connessione con il fatto di Giangio, non lo so. Comunque hanno buttato questa scatoletta con queste cose. E parlare ancora prima che succedesse questo attentato. Dunque, ecco, questo per chiedere, questo, quanto prima secondo lei? Ora, comunque il periodo era quello, può essere un mese prima, lì il periodo era sempre quello, il periodo era quello, e fosse sicuramente questo pensiero mio, non lo prendiamo per buono, sicuramente. Inizialmente si era fatta una cosa che era mettere solo questa scatola con una lettera scritta, un biglietto scritto con questo proiettile dove minacciavano qualcuno. Non so se era lo stesso, l'antenna Sicilia era direttamente il dottor Ciancio o chi quello che era. Gli hanno chiamato, gli hanno detto, mi ricordo bene che noi abbiamo chiamato, loro ci hanno detto: no, non possiamo prendere questa scatola, dobbiamo chiamare per forza. Scusi, hanno chiamato chi? Non ho capito bene. Dove hanno messo ho capito questo io. Hanno messo la scatola col proiettile. No, devi ascoltare me. Hanno messo la scatola, poi loro hanno chiamato chi? Le forze dell'ordine o il giornale? Non lo capisco bene. No, il giornale, hanno chiamato il giornale. Sì, gli ha risposto e loro gli hanno detto: scendi giù, comunque fuori la porta c'è questa scatola, che ci sono delle cose che dovete guardare, una cosa del genere. E lui ha detto: no, non la possiamo aprire né prendere perché può anche darsi che c'è una bomba, noi che ne sappiamo, dobbiamo chiamare forze dell'ordine. Se c'è una connessione con questo fatto io non mi ricordo bene, ma comunque l'hanno messa sta cosa così, non so se poi vi risulta. Suo fratello le disse anche dove l'ha messa questa scatola, cioè in quale parte della città erano? Alla circonforazione di Catania, mi sembra che era la circonforazione di Catania, lì c'era il giornale Antenna Sicilia, mi pare che era, okay. O il Teletto, non mi ricordo bene. Oltre comunque, a suo fratello, c'era qualcun altro che lei sappia, che lei ricordi? Lui, in questo posto è andato, lui e Francesco Maccarone. Va bene. E il contenuto del biglietto glielo disse esattamente qual era, suo fratello? Me l'ha detto, però no, non mi sto ricordando, dottoressa, non mi sto ricordando. Okay. Me l'ha detto, ma non, in questo momento non mi sto ricordando. Detto, certo. L'ultima domanda è questa. Suo fratello le disse chi consegnò a lui questa scatola? Sì, Giuseppe, l'hanno fatta con Giuseppe Schillaci questa cosa. Allora, lui e Giuseppe Schillaci, Maccarone e mio fratello, hanno sistemato questa scatola. C'era una scatola, c'era un biglietto, c'era un proiettile, c'erano delle fasi scritte, comunque l'hanno presa, mi disse che l'hanno portata, mi sembra che era circonvolazione, c'era l'antenna Sicilia Telette, non mi ricordo bene, l'hanno messa dietro questa porta, mi sembra che aveva detto Giuseppe Schillaci, ma c'era la telecamera, no, dice tutto a posto, l'abbiamo messa. E ce ne siamo andati, abbiamo chiamato, ci hanno risposto. Già l'ha detto. L'ultima domanda, lei ha detto che l'ha saputo da suo fratello, ma anche, se ho capito bene, le chiedo conferma, da Schillaci. Se è così, da quale, da quale Schillaci? Giuseppe Schillaci, mi ha detto che gli aveva fatto mettere lui questa scatola di cartone lì. Va bene, non ho altre domande, grazie.